Siamo qui con Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo, e vorrei cominciare domandandole praticamente riguardo alla politica, all'atteggiamento dell'Europa che ha notato lei durante il suo mandato rispetto alla questione palestinese, considerando le diverse anime e le diverse posizioni dei paesi europei, qual è stato a suo avviso e qual è attualmente e quale potrebbe essere in futuro, considerando il cambiamento della struttura politica dell'Unione Europea con il passaggio e la ratificazione del Trattato di Lisbona. Ma in realtà l'Europa continua a essere estremamente debole da un punto di vista politico. La questione palestinese non è una questione di aiuti umanitari, dove l'Europa è bravissima, noi continuiamo a dare aiuti umanitari alla Palestina, ai palestinesi, continuiamo a ricostruire ciò che Israele con i suoi bombardamenti distrugge, ma il problema dei palestinesi non è un problema di aiuti economici. I palestinesi sono bravissimi, peraltro, sanno costruire, fare, ricostruiscono loro stessi, non sono senza idee o senza creatività, ne hanno moltissime, però sono costretti a vivere sotto un'occupazione militare crudele da più di 42 anni, sono stati espropriati dalle loro terre e anche dai loro luoghi da più di 60 anni, dopo il 48. Quindi la questione palestinese non è una questione umanitaria, è una questione politica, è una questione di occupazione militare, è una questione di sottrazione di terra, acqua, vite da parte di Israele ai palestinesi, e l'Unione Europea continua invece a pensare che basta dare degli aiuti economici per fare il proprio dovere o per sentirsi a posto con la coscienza. Non è così. I palestinesi non sono dei mendicanti, sono persone che vogliono vivere liberi, indipendenti, che hanno una loro dignità. Anzi, è la parola forte che io uso sempre per i palestinesi, una dignità fortissima. E l'Unione Europea invece è complice di una illegalità continua che Israele continua a fare. Per esempio, è contro la legalità internazionale che Israele dal 1967 costruisca colonie all'interno dei territori occupati della Palestina. È un'illegalità che Israele, ed è contro la Convenzione di Ginevra, che Israele, per esempio, abbia in carcere 11.000 prigionieri politici e tenga questi prigionieri nelle carceri israeliane, mentre invece, appunto, la Convenzione di Ginevra sostiene che nessun persona che dentro i territori occupati deve essere trasferita. È un'illegalità che Israele, per esempio, non permetta neppure alle madri di visitare i loro figli nelle carceri. E questa illegalità invece l'Europa non la fa cessare, non la fa smettere, fa denunce, dice è illegale, come adesso in questi ultimi tempi, è illegale costruire colonie, è illegale costruire colonie anche a Gerusalemme Est, che è un territorio occupato e non riconosciuto come Gerusalemme, capitale dello Stato di Israele, così come invece Israele fa, mentre la comunità internazionale dice no. Gerusalemme Est è parte dei territori occupati nel 67, quindi l'atteggiamento dell'Unione Europea è un atteggiamento debole, è un atteggiamento che dice con le parole cose importanti, che riconosce l'illegalità dei comportamenti di Israele, ma non agisce abbastanza affinché Israele smetta di essere al di sopra delle leggi, al di sopra delle regole e cominci ad applicare la legalità internazionale. E i palestinesi possono finalmente vivere un momento, un solo momento di libertà, senza l'occupazione militare, senza i soldati che li bloccano ai checkpoint, senza i coloni israeliani che vivono dentro le terre palestinese, attacchino i contadini palestinesi che vogliono andare a fare la raccolta delle olive. È tempo davvero che l'Europa si muova e che sappia agire con coerenza, ma non è solo l'Europa, ovviamente, è un problema di tutta la comunità internazionale, dell'impotenza e della inanità delle Nazioni Unite, che costantemente fanno documenti, dicono delle violazioni, ma non agiscono perché Israele la smetta di usare, per esempio, la tragedia immane dell'Olocausto, una tragedia che non si deve ripetere mai più,
per dire noi siamo quelli perseguitati. No, in questo momento le autorità israeliane sono quelli che perseguitano un popolo come quello palestinese, che ha tutto il diritto di vivere su quella terra in libertà e in indipendenza come ciascun popolo. Spostiamoci un momento dall'altra parte dell'Atlantico. Praticamente si è parlato molto della grande speranza attorno al presidente Obama, del suo molto apprezzato discorso al Cairo e così via, e della sua attenzione alla questione palestinese. È credibile, a suo avviso, questo approccio quando vediamo recentemente il governo Netanyahu che continua ad espellere cittadini arabi israeliani dalla città di Gerusalemme, continua ad espandere le colonie, di fronte al fatto che gli Stati Uniti sono comunque il maggiore finanziatore di aiuti esteri allo Stato di Israele, che quindi sono loro che volendo potrebbero cercare di bloccare questa attitudine aggressiva dello Stato di Israele? Ma in realtà Obama sta deludendo. Io credo non si possa mai aspettare da un presidente nuovo il cambiamento radicale. Certo che il suo discorso al Cairo è stato un discorso straordinario, capace proprio anche di rompere gli antagonismi che aveva creato la politica di Bush con tutta la sua teoria del scontro fra civiltà. Obama fece un discorso fantastico, per la prima volta io pensai che anche le parole hanno un peso e quindi queste parole erano capaci anche di mutare l'atteggiamento che viene nei paesi arabi rispetto alla diffidenza che la popolazione araba più che i governi arabi hanno rispetto all'amministrazione nordamericana. Purtroppo in questi mesi, mentre aveva dichiarato centrale la questione palestinese, in questi mesi purtroppo non è stato fatto nulla, anzi se noi vediamo quello che succede a Gerusalemme Est, la situazione è nettamente peggiorata per i palestinesi. Due settimane fa io ero a Sheikh Jarrah insieme a una delegazione di parlamentari, donne parlamentari europee, abbiamo visto la tragedia di famiglie che vivevano a Gerusalemme Est, in questo quartiere di Sheikh Jarrah, proprietari di casa dal 1956, già profughi nel 1948, che sono stati espulsi, evacuati dalle loro case, e nelle loro case sono entrati disgraziati, veramente fanatici, ebrei che non venivano dall'Olocausto, ebrei che arrivano da Brooklyn e che vanno in quelle case che sanno che sono palestinesi, che vedono i bambini, le donne che sono lì davanti, che piangono, e loro però dicono questo territorio è mio, questa casa è mia, dicevano, perché pare che nei primi degli 800 pezzi di quel territorio, che la casa è stata costruita nel 1956, fosse di proprietà ebraica. Se i palestinesi potessero fare così, quante case a Gerusalemme Ovest, quante case dentro Israele in realtà sono di proprietà palestinese, anzi quante terre, perché fino al 1948 gli ebrei che risiedevano in Palestina avevano il 3% delle terre, adesso ovviamente Israele si è costruita lo Stato sulle terre che erano di proprietà dei palestinesi e ha distrutto dal 48 al 56 ha distrutto 482 villaggi palestinesi cercando di distruggere proprio la memoria di quella terra, che era una memoria di villaggi, era una memoria di palestinesi che erano ebrei, che erano musulmani, che erano cristiani, che erano atei e che vivevano da tempo immemorabile insieme per farne un territorio soltanto ebraico. Quindi la politica di Obama oggi è molto in discussione e sta perdendo credibilità, perché appunto di fronte alla crescita degli insediamenti a Gerusalemme Est, all'espulsione delle famiglie, che hanno avuto tra l'altro la solidità di tutti, ero lì insieme agli ambasciatori svedesi, europei, al console americano, a Jimmy Carter,
che sono andati a portare al Sole d'Italia quelle famiglie, però quelle famiglie sono state espulse, sono fuori, e soprattutto in questi ultimi mesi continuano a crescere, non soltanto tra l'altro intorno a Gerusalemme o nei grandi insediamenti come Ghilo, ma anche negli insediamenti sparsi all'interno della Cisgiordania, dove anche secondo i piani Sharon quegli insediamenti dovrebbero essere acquati, in realtà continuano a crescere il numero di coloni. E quindi Obama è un momento estremamente delicato, davvero riesce a far mutare sul territorio la politica adesso di Netanyahu e di Lieberman, oppure il fallimento totale, e quindi farà probabilmente come hanno fatto gli altri presidenti, che la Palestina è urgente, poi però l'Asia, l'Africa, il mondo è grande. E io temo veramente per il popolo palestinese e anche per quegli israeliani che sono fantastici, che non accettano la politica del loro governo e che invece vanno con i palestinesi per dire che l'occupazione militare uccide tutti e tutti. È tempo davvero di finirla. Il rapporto Goldstone ha dimostrato che Israele nel corso dell'operazione Piombo Fuso ha compiuto quelli che vengono definiti crimini di guerra. Che prospettive ci sono adesso al momento per la popolazione della striscia di Gaza, che continua a subire un accerchiamento e non di meno un embargo praticamente totale, che non riguarda, come viene detto spesso da certi media, quello che armamenti o simili, ma riguarda cibo, acqua, anche l'assedio delle risorse idriche da parte di Israele. Che prospettive ci possono essere in questo momento per le popolazioni di Gaza e come le si possono supportare? Quello che ha compiuto il governo israeliano, l'esercito israeliano a Gaza nella fine dicembre, gennaio, sono sicuramente crimini di guerra. Io sono stata a Gaza durante il periodo dei bombardamenti, bombardavano anche durante la tregua, le tre ore di tregua giornaliera, in realtà io ero verso Canini, si sono bombardato proprio in quel momento, abbiamo sentito noi gli spari, abbiamo visto le distruzioni, le cose dette nel rapporto Goldstone, sono cose che noi abbiamo visto come parlamentari quando siamo andati lì, ci hanno distrutto completamente le strutture economiche di quella striscia, hanno distrutto completamente le fabbriche, hanno distrutto le scuole, hanno colpito gli ospedali. Sicuramente non era un modo per andare contro il terrorismo, era in realtà una punizione precisa, collettiva della popolazione civile di Gaza. È certo che sono stati crimini, io poi non discuto che anche Hamas abbia compiuto crimini, sono completamente convinta che la scelta di Hamas, per esempio, che però non fa più dalla tregua, di colpire la popolazione civile di Sderot in Israele, è anche questo un crimine, perché non si spara contro la popolazione civile, quindi non esento Hamas dalle responsabilità che ha, ma certamente Israele è un governo che compie costantemente crimini di guerra. Io mi auguro davvero che prima o poi si possa portare Israele davanti a una corte internazionale di giustizia per i crimini fatti a Gaza, ma non solo a Gaza, perché se uno pensa alle sofferenze create alla popolazione palestinese con gli attacchi continui anche nella Cisgiordania, si dimentica che la Cisgiordania, dove non c'è, dove non si sparano missili sulla popolazione civile israeliana, anche la popolazione civile della Cisgiordania è sottoposta continuamente a checkpoint, a blocchi militari, ad arresti, a donne morte che hanno partorito i figli davanti a un militare che invece di lasciarla passare per andare all'ospedale diceva forse non sei incinta, a soldati israeliani che hanno magliette con l'immagine di una donna palestinese incinta e che gli sparano addosso, dicono così ne ammazzi due. Cioè siamo di fronte a un esercito che Israele continua a dire un esercito morale, ma un esercito che distrugge, uccide, che umilia costantemente palestinesi. Nella Cisgiordania io ho visto soldati
israeliani bloccare i palestinesi al checkpoint e costringerli a cantare, ed erano ragazzotti, certo, hanno 18 anni, magari avevano anche paura, però di fatto diventano soldati che opprimono un altro popolo. Quindi i crimini di Israele sono infiniti, sono tantissimi, e non possono sempre mascherarli dicendo che devono difendersi dal terrorismo. Non è difesa quella, perché quello che stanno facendo in Cisgiordania è prendersi le terre dei palestinesi, è espandersi continuamente. Hanno anche in Cisgiordania costruito un muro, che è un muro totalmente legale, che la Corte di Giustizia delle Nazioni Unite dell'AIA ha dichiarato alla fine di luglio del 2004 illegale da smantellare, perché è un muro che non divide palestinesi da israeliani, un muro che divide palestinesi da palestinesi, che toglie terra, acqua ai palestinesi. E la popolazione di Gaza continua ad essere, anche se l'aggressione militare è finita, continua ad essere totalmente prigioniera. I palestinesi non hanno una libertà di movimento. A Gaza, ma anche nella Cisgiordania, i confini sono controllati da Israele, per quel che riguarda da Israele a Erez e dall'Egitto a Rafah, e vivono asserragliati senza poter uscire, senza potersi muovere, e non hanno nulla, hanno pochissimo. Ci sono i tunnel fatti dai palestinesi per far entrare le merci, certo entra l'acqua, entrano le cose, da questi tunnel entrano le armi, che probabilmente se arrivavano dal mare, ma entrano le cose che servono alle persone per vivere, perché Israele impedisce ancora oggi, malgrado l'aggressione sia finita, malgrado i rockets non piovono sulla popolazione di Sderot, ancora oggi Israele impedisce che le medicine, persino le medicine che entrano, le medicine che servono tutte quante, il cemento, niente può essere costruito perché il cemento non può entrare, entrano i beni di prima necessità che Israele decide di far entrare e che probabilmente servono di più ad Israele per vendere che non ai palestinesi per mangiare. Quindi una situazione atroce, io non so come faccia la popolazione di Gaza a resistere in quella situazione, anche perché ovviamente all'interno di questa situazione c'è l'occupazione militare israeliana che li rende prigionieri, ma c'è anche una oppressione, secondo il mio parere, che è quella anche del governo di Hamas, che mentre fino a qualche anno fa era un movimento nazionale per la liberazione della Palestina, si sta islamizzando nel senso negativo, non perché sia islamico, cioè il fatto che per esempio le ragazzine oggi debbano portare il velo, oppure il fatto che nessuno a Gaza possa avere il cuore, una Palestina che invece è una Palestina di musulmani, cristiani, che è sempre stata molto libera in coesistenza, sicuramente anche questo è un problema oggi per la popolazione di Gaza che deve essere recuperato. Quindi io credo che per questo, tra l'altro, io insieme a tantissimi altri stiamo lavorando per la fine dell'embargo a Gaza, e a Capodanno cercheremo di entrare a Gaza rompendo l'embargo attraverso il valico di Rafah, per fare una marcia poi da Gaza fino al checkpoint di Erez, che è il checkpoint israeliano, per dire basta embargo, libertà, fine dell'occupazione. Mi ha fatto venire in mente, con il suo resoconto sull'operazione Piombo Fuso, quello che aveva detto per l'appunto la bravissima giornalista israeliana Mila Hass, che questa non era stata una guerra, che quella non era stata una guerra contro Hamas, ma contro tutti i palestinesi. Vorrei parlare di un aspetto tra i tanti, molto drammatico, della vicenda palestinese, che tra i vari problemi è anche quello della sua divisione tra Cisgiordania e Gaza, una drammatica divisione. In questa divisione si avvertono, da un certo punto di vista, anche una qualche ipocrisia occidentale, per così possiamo dire. Se vogliamo confrontare quello che avvenne con le elezioni che portarono alla vittoria di Hamas, che comunque
avvennero in un clima di una certa democrazia e regolarità, contrariamente a quelle che sono state recentemente in Afghanistan, che però hanno visto l'entusiasmo da parte di Londra e Washington tra i tanti. Vorrei praticamente chiedere che prospettive ci possono essere di fronte a una leadership divisa, molto indebolita, come quella di Al-Fatah e, come diceva lei, per l'appunto sempre più islamizzata come quella di Hamas, di fronte anche a molti tentativi esterni di indebolire, di rendere sempre la possibilità di una leadership palestinese sempre più vacua. Lei in realtà è stato molto dolce nel parlare di ipocrisia della comunità internazionale. Io parlo di complicità, di responsabilità, e io penso che sia stata la comunità internazionale, l'Unione Europea in primo luogo, ad essere responsabile del peggioramento della situazione in Palestina e in Israele, ad essere responsabile anche delle divisioni, senza ovviamente togliere nulla alle responsabilità palestinesi, perché come mi dicevano a Cuba una volta, se mancano le banane a Cuba, la responsabilità non è certamente dell'embargo americano, è il fatto che non si è in grado di raccogliere banane a Cuba. Quindi non c'è dubbio che sono delle responsabilità palestinesi. Ma quando ci sono state le elezioni e l'Unione Europea ha dichiarato queste elezioni completamente democratiche, anzi le migliori successe in tutto il mondo arabo, infatti io ho partecipato all'osservazione elettorale, garantisco sono state veramente democratiche, aperte, e ha vinto Hamas. Io penso che l'errore grande sia stato quello di non riconoscere ad Hamas la legittimità della vittoria delle elezioni e rompere quindi le relazioni con loro. Abbiamo in questo modo ricacciato indietro Hamas, che invece stava facendo un'operazione democratica entrando nelle elezioni, e abbiamo messo la Palestina in condizioni disastrose, appunto. Quindi certo, errori da parte della comunità internazionale, errori da parte nostra che non abbiamo riconosciuto la legittimità di queste elezioni. Mi auguro che i palestinesi possano riuscire a riprendere e a ritrovare l'unità tra loro. In questi periodi l'Egitto sta tentando di operare, ma io penso che non ci possa essere ritorno all'unità geografica e politica a meno che la comunità internazionale sappia mostrare ai palestinesi che ci sono dei risultati, sappia fermare le colonie che stanno crescendo in Palestina, sappia togliere dei checkpoint che i palestinesi devono subire in Cisgiordania, sappia far vedere che il muro si può fermare e che non continui invece a togliere terra, acqua, vita ai palestinesi, sappia far vedere che si possono liberare dei prigionieri palestinesi. Ci sono 11.000 prigionieri palestinesi e non sono certamente terroristi, sono persone che credono nel loro diritto all'indipendenza e alla libertà. Quindi l'unica possibilità, a mio parere, per riportare l'unità tra i palestinesi è quella di far vedere ai palestinesi che è possibile per loro andare verso l'indipendenza. Devo dire che in questa fase così negativa c'è una cosa positiva in Palestina, che io sto vivendo come molto positiva, ed è il governo di Salam Fayyad. È la prima volta, credo, che io vedo con molta nettezza un governo che sta portando dei risultati, che ha fatto della lotta alla corruzione o al nepotismo una cosa reale, che non sta negli uffici del governo, va nei villaggi a costruire, a portare acqua, a portare elettricità, che sta facendo progetti molto, molto precisi, che sostiene per esempio i comitati popolari che fanno la lotta quotidiana contro il muro, come Belaïn, Alin, Massara, che organizza, per esempio vado la prossima settimana a una conferenza in Palestina per i prigionieri politici. Quindi
È un fatto positivo questo governo che agisce concretamente e che dice entro 2 anni, ha fatto un piano d'azione, entro 2 anni noi costruiamo le infrastrutture dello Stato palestinese. È una cosa estremamente positiva questa, ma certo che non ha futuro se da parte della comunità internazionale non vi è un piano per fermare Israele, perché che cosa si può chiedere ancora ai palestinesi? Hanno accettato nel 1988 che il loro Stato fosse sul 22% della Palestina storica, su quel 22% Israele continua a costruire colonie, bisogna fermare Israele, per il bene di Israele anche, perché la pace serve a tutti, serve anche agli israeliani, ma i governi israeliani devono capire che non possono più continuare a giocare alla pace mentre invece costruiscono colonie e rubano terra e acqua ai palestinesi. Io penso che noi dovremmo essere capaci anche come comunità internazionale ad ascoltare quelle voci forti che vengono anche da Israele. Lei prima parlava di una giornalista come Amira Hass, ma io penso anche a tutti quei gruppi di donne, uomini che vanno insieme ai palestinesi a cercare di fermare i soldati, di fermare la costruzione del muro. Non sono tantissimi, però sono le voci preziose di Israele, sono quelle che fanno pensare che sì, c'è speranza, spetta a noi fare in modo che quelle voci diventino sempre di più. Penso ai Combattenti per la Pace, che è un gruppo di soldati israeliani che sono rifiutati di combattere e che insieme a palestinesi, anche loro ex prigionieri, dicono insieme basta con la violenza. Ma non dicono solo basta alla violenza, dicono anche giustizia, e giustizia significa che i palestinesi possono vivere anche loro indipendenti in un loro Stato e liberi dall'occupazione militare. Praticamente è importante, come abbiamo appunto analizzato, concentrarsi su quello che sta avvenendo, che, come appunto lei ci descriveva, diventa ogni giorno una situazione sempre più drammatica e con minore vie d'uscita. Volevo però domandarle se da un punto di vista, da una prospettiva della società civile, potrebbe essere utile sensibilizzare la società civile italiana, europea, occidentale in generale su il contesto storico di quello che è il problema palestinese, ovvero su quello che è avvenuto in quelle terre ben prima della Shoah e quindi poi della creazione dello Stato di Israele negli anni 40-50, che viene visto come una sorta di potremmo dire ricompensa o riscatto per un popolo che aveva sofferto così a lungo. Contestualizzando nei 40-50 anni precedenti, si può individuare un piano di pulizia etnica palestinese che precedeva di gran lunga quello che poi è stato effettuato. Qual è il suo parere su una possibile opera di sensibilizzazione, di narrazione su questo tema? Ah, io penso che sia importante la memoria storica. La memoria storica è importante perché comunque sia è la storia. E non c'è dubbio che allora bisogna tornare però al passato coloniale, alla spartizione che Inghilterra, Francia e i paesi coloniali hanno fatto in quegli anni. Non c'è dubbio che la questione palestinese risale anche alla dichiarazione di Balfour, che appunto dopo gli interventi di Herz, fondatore del sionismo, dava e considerava la Palestina una home, una nazione per gli ebrei. Quindi non c'è dubbio che risale anche a quel periodo. E la storia, quindi, è una storia di appropriazione. Lei parlava di pulizia etnica. Ilan Pappe, uno storico israeliano, lo scrive molto chiaramente, ma non soltanto Ilan Pappe, Tania Reiner, altri storici israeliani scrivono di questo. Io credo che è importante fare questo lavoro di ricostruzione storica, ma credo che sia fondamentale farla finita con l'occupazione militare. Credo che il problema risalga al 48. Nel 48 Israele ha
fondato il proprio Stato, le Nazioni Unite hanno spartito il territorio della Palestina dando il 54% del territorio agli israeliani e il 44% ai palestinesi. Con la guerra tra il 47 e il 50 Israele si è conquistata con la guerra altro territorio e ha preso il 78% del territorio. Oggi Israele si sta prendendo anche il resto, il 22% del territorio, perché il 60% di quel 22% che dovrebbe essere lo Stato palestinese praticamente è totalmente nelle mani israeliane. E guarda caso vi sono le valli del Giordano che sono terreni fertili, territori fertili e tutte le colonie che sono state inserite all'interno. È tempo di fermare Israele. E l'unico modo, io credo che sia quello di dire a Israele con molta nettezza, non soltanto comunicati come fa l'Unione Europea o come adesso Obama dice, siamo assolutamente sconvolti dal fatto che Netanyahu continua a fare scelte. L'unico modo è sospendere per noi europei gli accordi di associazione con Israele, perché non li rispetta, perché viola i diritti umani dei palestinesi, e credo che sia tempo che gli americani comincino a dire non vi diamo più gli aiuti che vi diamo, è tempo che noi diciamo basta armi ad Israele. Credo che Israele deve capire che non può continuamente essere perdonata in nome di che cosa? In nome degli errori e della tragedia provocate dagli europei con l'olocausto. Non possono pagare i palestinesi i nostri errori. Dobbiamo impedire qualsiasi forma di antisemitismo da qualsiasi parte provenga, certamente. Dobbiamo impedire che i palestinesi continuino a vivere sotto un'occupazione militare brutale, che non possono vivere un momento di libertà e di indipendenza. È nostro dovere farlo. Qui si fanno investimenti, per esempio, nelle colonie, cioè imprese europee investono all'interno dei territori occupati nelle colonie. Dobbiamo impedire che ci siano questi investimenti. C'è un movimento che sta crescendo, io mi auguro che Israele possa capire. L'unico momento in cui Israele fermò le colonie fu quando Bush padre disse vi blocchiamo 10 miliardi di dollari che dobbiamo dare. Fu l'unico momento in cui si fermarono la costruzione delle colonie. Dobbiamo cominciare tempo a fare questo. La ringrazio molto. Grazie a voi. Grazie.